Shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione e prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuti al Padre Yahawah Bahashem, Yahawah Shai Bahashem Burka Kudash. Doppio onori agli apostoli e anziani di Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala sparsi nei quattro punti della terra, facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto e anche a coloro che con sincerità cercano la verità. Shalom. Allora, questa lezione sarà una risposta alla lezione che ha fatto, alla lezione che ho postato che ha fatto mio fratello Charam Yasharala. Ok? Questo sarà una risposta alla sua lezione. Lui aveva fatto la lezione leggendo dal libro di Levitico, parlando di animali puri e animali impuri. E come sapete, lui ha fatto, diciamo che ha letto già le scritture che parlano di queste cose, ha anche dato una bella storia nel libro di Maccabeo, di un nostro antenato che è morto per la verità, che ha rifiutato di mangiare il maiale. Ok? E qui sul libro di Levitico, capitolo 11, si vede questi comandamenti dietici, e dovete capire che c'è un motivo perché il padre Yahweh ha fatto questi comandamenti. Il motivo è per il nostro bene. Diversi animali sono creati sulla faccia della terra per diversi motivi. Ok? Per esempio, il maiale è stato creato, è un animale pulitore, è un filtro della terra. Ok? Le cozze, come ha nominato il fratello, le vongole, i gamberi, sono animali pulitori. Ora volevo farvi vedere un attimo un video che sì, intanto molti ignoreranno sempre questa cosa qui perché gli piace mangiare il maiale così che nessuno gli può dire nulla. Allora basta scrivere i vermi della carne di maiale. Questa è una prova semplice che uno può fare con Coca-Cola prendendo il maiale e versando maiale crudo e versando come si chiama? Coca-Cola. Vedrete uscire questi vermi. Faccio vedere questo video, poi torno. There's a myth that if you were to pour Coke onto raw. And I figured out that it's not actually maggots, they're called trichinella worms. Kill it off so it doesn't get you sick. And so apparently pouring Coke for some reason, I'm just gonna pour the Coke onto them. Very nice. And I just gotta let that sit there. Some videos said a few minutes, others said a few hours. Not sure how long I have. How long I wanted to wait for, but that should be plenty. I'm just gonna let that sit and see how that goes. I'll be back once I start seeing some action. So it's been a bit already. I'm very highly skeptical of this. I was actually told about this pork and coke last night. Beh, questo non è il video che volevo fare vedere. Vediamo questo. Dunque, è una prova che uno può fare. Lui sta testando e non. Vediamo questo. Questo è un altro video. This is pork. Raw. Questo è il and Pepsi, maiale yeah. crudo. And what's it gonna Dice. do? It actually reveals if there's parasites in pork. Parasites? Yeah, you have to cook pork so carefully because of this issue. And then what? Keep an eye. Well, you can actually see right here some little
Pops are coming up? There are little things coming up. That's not... Is that what we're looking for? Yeah, except for they go way bigger. Like, they'll crawl their way out. This, I've never seen it start going this fast, but they're starting right there to pop out. Oh, they are starting. What are those? Parasites. No. Yeah, this is why you can't eat uncooked pork. For real. I don't think I'm convinced. What do you mean? Dunque, sì, vedo un po'. Sì, come vedete c'era vermi che usciva da quel maiale là. E cosa volevo dire? Ce ne sono un sacco di video online. Ora voglio vedere qualcosa qui. Ho un'immagine, ecco, questo è quello che fa il maiale al cuore, come vedete qui, vedete, questo è il cuore di uno che mangia il maiale, e tutto questo non è per far prendere paura a qualcuno, ma sono fatti, cioè si sa che il maiale è la causa, è il numero uno, tra i numero uno causa di cancro, ok, perché il maiale è un animale che non suda fuori. È un filtro della terra, ok? Ora andiamo a vedere qui. Adesso non mi viene in mente cosa scrivere. Seafood filter. Adesso non mi ricordo dunque cosa scrivere, mi piacerebbe comunque far vedere questo video qui. Seafood. Allora, sarebbe stato oyster. Vediamo se lo vedo qui. Shellfish. Ecco. Ora devo with oysters. Vediamo se riesco. Ecco, guardate questo video qui. Allora, in realtà questo video cosa succede? Come vi avevo detto, le cozze, le vongole, questi animali sono animali pulitori, filtri, ok? E cosa fanno i gamberi? I gamberi mangiano i cadaveri umani che cadono sotto l'oceano e che la gente non sa. E poi c'è anche la storia riguardo i gamberi. Una volta i gamberi lo davano ai prigionieri. Ok? Era il cibo dei prigionieri, ok? Poi dopo, all'improvviso, è diventato il cibo dei ricchi, ok? Dunque, come vedete, qui ce ne sono due taniche d'acqua. Uno ha queste cozze e l'altro non ce l'ha. Ora vediamo cosa succede qui. Riuscite a vedere?
riesco a beccarlo. Ecco, vedete la differenza? Questo con le cozze, vedete come ha filtrato l'acqua? E qui senza, ecco perché è tutto inquinato ora. Acqua è tutto inquinato perché stanno facendo fuori tutti questi animali che servono a filtrarlo. Si va in spiaggia, la spiaggia è sporca, l'acqua turbida, perché la gente sta prendendo tutti gli animali impuri che il padre ha detto di non mangiare, ok? E qui sì, vi consiglio di andare a leggere, e come vedete qui il maiale, sebbene divida lo zoccolo e abbia i piedi fessi. Allora, il padre ha dato anche un indizio, ok? Gli animali con i zoccoli si possono mangiare, ok? Ma ci sono delle eccezioni, tipo il maiale c'ha il zoccolo, ma non si può mangiare. Anzi, vedete, la lepre, il coniglio, questi animali non sono animali da mangiare. Sono animali creati per certi motivi. I pesci senza... Anzi, dove c'è scritto? Vedete, mangerete questi di tutto ciò che è nelle acque, tutto ciò che ha pinne e squame nelle acque, nei mari e nei fiumi, lo mangerete. Ma quelli senza e tutto ciò che non ha pinne e squame nei mari e nei fiumi, di tutto ciò che si muove nelle acque e di qualsiasi essere vivente che è nelle acque sarà per voi abominio. Le siepi, la piovra, questi animali sono animali da filtro. Voi mangerete qualcuno di vita da gioco, abbia i piedi di fessura e mastica il rogo tra le bestie, non di meno. Questi non mangerete di quelli che masticano il rude, né di quelli che dividono lo zoccolo come il cammello, perché mastica la rogna ma non divide lo zoccolo. Vedete, il padre ha dato anche un indizio, no? Qui su questo versetto 4, da versetto 3 a versetto 4, mi sa che gli animali che dividono lo zoccolo, ok, deve dividere lo zoccolo e deve mangiare erba, ok? Se non fa questo, non si può mangiare, ok? Anzi, mi piacerebbe ritradurlo in inglese così, perché qui non sto capendo bene. Whatever part of the hoof and is clubfooted, and tread the cord among the beast that ye shall eat, nevertheless this shall ye not eat of them that chew the cord, of them that divide the hoof. Vedete, tipo il cammello mangia l'erba anche, ma lui non ha lo zoccolo, ok? Perciò questo è un indizio per farci vedere. E poi volevo toccare un altro punto importante che ho discusso con il fratello, che si trova nel libro di Marco, capitolo 7, versetto 19, perché se leggete le scritture italiane, Diodati, anzi andiamo a vedere, Marco 7 e 19. La Bibbia della gioia, vediamo se ha altre, vediamo la Diodati, ok? Perché non entra nel suo cuore ma nel ventre e poi se ne va nella così dicendo, dichiara. Vedete,
Questo è un inganno. Così dicendo, dichiarava puri tutti gli alimenti. Non è vero che dichiara tutti. Questa roba non esiste nelle scritture. Infatti, come vediamo nel libro di Apocalisse, guai a coloro che aggiungono e tolgono da questo libro, ne sarà aggiunto a coso. Anzi, andiamo a prenderlo. Questo versetto si trova nel libro di Apocalisse 22, dovrebbe essere tra gli ultimi versetti. Sì, versetto 19 dice: e se qualcuno toglierà dalle parole del libro di questa profezia, che è la Bibbia, Yahweh toglierà la sua parte dal libro della vita e dalla città santa e dalle cose che sono scritte in questo libro. È quello che hanno fatto qui. Come vedete, ecco perché le scritture italiane bisogna fare attenzione, perché ci sono tanti inganni. Dovete conoscere la storia dietro, che il Vaticano per anni hanno combattuto per nascondere la verità, che hanno combattuto, e visto che il padre non gli ha permesso, hanno deciso di aggiungere e togliere. Così dicendo, dichiarava puri tutti gli alimenti. Il padre non può fare certi comandamenti e tutto all'improvviso dice no. Il padre è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Infatti, se venite a guardare la scrittura inglese, ok, come ce l'ho anche qui, ora andiamo a prendere, questo è la King James, ok, tradotto con Google Translate. Andiamo a prendere la stesso libro, Marco, era capitolo, che mi fa così, vediamo. Sette, diciannove. Ok, vedete qui Marco 7:19. È in inglese qui, ora la traduco in italiano e vediamo cosa dice. E come sapete, la Bibbia più, diciamo, quella più tradotto al meglio possibile sono le King James. Vedete, qui dice: perché non entra nel suo cuore, ma nel ventre, ed esce nella brutta coppia, purificando tutte le carni. È una domanda, vedete, purificando tutte le carni. E cosa c'è scritto qui? Qui hanno aggiunto: così dicendo, dichiarava puri tutti gli alimenti. Ok? Avete visto, hanno scritto fino là e hanno aggiunto questo. Questa è un'aggiunta. Infatti, per appoggiare, c'è il libro di Matteo capitolo 15. Ok? E come sapete, Matteo e Marco sono racconti di stesse cose da due persone diverse. Uno da Matteo e l'altro da Marco. Ok? E dunque, sono racconti di stesse cose. Se guardate capitolo 15 versetto 20, qui cosa, questo è quello che dice. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma mangiare con le mani non lavate non contaminano l'uomo. Ok, questo, ecco perché bisogna leggere i due libri. Ok, il significato di quel versetto era questo. Se si legge il libro di Matteo capitolo 15 versetto 20, appoggia tutto quello che è nel Marco. Ok, il senso di tutto, perché questi qui guardavano Yahweh Shai e dicevano:
I tuoi seguitori hanno iniziato a mangiare senza lavarsi le mani, allora cercava di dirgli che queste sono delle cose da ipocriti, ok? Non sono le mani non lavate che contaminano, è quello che viene fuori dall'uomo che contamina, ok? Che sono le conoscenze, ok? E qui non parlava dell'abolizione del cibo, ok? Non ha dichiarato tutti gli alimenti puri, come dice qui. Hanno aggiunto, e volevo tirarvi fuori questo. E dunque, il fratello, guardate i video sotto, il fratello ha fatto una lezione riguardo altre cose. Dunque, anche voi se cominciate a seguire questi comandamenti che sono nel libro, cominciate a seguire questi comandamenti che sono nel libro di Levitico, capitolo 11, vedrete che avrete uno stato d'animo più sano, ok? Non avrete dei problemi di salute, perché questi sono, ci sono tanti animali che possiamo mangiare e altri che non possiamo mangiare. E quelli che non possiamo mangiare sono animali per uno scopo che non fa bene per il nostro corpo. Detto questo, spero che siete stati edificati e anzi faccio vedere un'altra cosa per loro che non sanno che i gamberi sono della stessa famiglia con gli scarafaggi, ok? Shrimps. Ok, qui per loro che non sanno, i gamberi, ok, sono della stessa famiglia con gli scarafaggi, solo che gli scarafaggi sono sulla terra e i gamberi sono nell'acqua, ok? Queste sono delle cose che noi non sapevamo, ok? C'è un motivo perché il padre ha detto di non mangiare queste cose. Non tengo troppo più lungo questo video. Detto questo, spero che siete stati edificati e voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre. Yahawah Bahashem, Yahawah Shai, Bahashem Rukah Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala. Alla prossima, Shalom.